Suona come un ultimo e definitivo ultimatum ai vertici delle fonderie Pisano di Salerno la diffida inoltrata dalla Regione Campania. Entro 2 mesi l'azienda di Fratte, dove l'ultima visita dell'agenzia ispettiva ha comunque riscontrato difformità, dovrà provvedere a realizzare misure idonee per rispondere alle prescrizioni dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per il Controllo Ambientale. Il rapporto finale parla di criticità in ordine all'esistenza di pericolo per l'ambiente e la salute, come la presenza di vapori e polveri. La diffida ha però suscitato l'indignazione dei rappresentanti del Comitato Salute e Vita perché, come ha detto Lorenzo Forte, confermando le preoccupazioni che sono note da anni, non ha fatto altro che ribadire che si continua a registrare uno scaricabarile tra istituzioni senza arrivare al punto essenziale, fermare la fabbrica, che in verità potrebbe chiudere anche prima per una serie di altre condizioni. La diffida infatti non è l'unica spada di Damocle che pende sul destino delle fonderie Pisano di Fratte. Nel frattempo infatti resta in piedi il percorso per il rilascio della valutazione di impatto ambientale dell'AIA, che, lo ricordiamo, ha già avuto un no. Se la Regione dovesse confermare questa decisione, i 60 giorni di tempo non avrebbero più senso ed ancora prima potrebbe intervenire addirittura il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha il potere di chiudere la fabbrica alla luce dei risultati emersi dalle analisi del sangue su circa 400 residenti. Non ultimo, si attende il responso del riesame chiamato a valutare la decisione sul sequestro.